Facciamo la domanda finale, prego. Cinzia Calcione di lifestylemadeinitaly.it. A proposito di supereroi, se qualcuno vi dicesse che domani potete diventare dei supereroi, quale potere vorreste avere? Me lo chiede sempre mio figlio. Io voglio essere invisibile. Non ci credo. Così non mi vedono, non ho bisogno di truccarmi, niente. Invisibile. La prendi malissimo questa cosa. Ma sì, poi posso spiare il mio ragazzo, vedere cosa fa quando non ci sono. Invisibile. Volare per evitare le buche della città. E il traffico. Ok, invisibile, volare, orso. No. Non ne ho bisogno. Orso, niente. Beatrice? Io vorrei fare tipo dormire 10 minuti e far sì che tipo... Cioè, dormire pochissimo tempo e avere la sensazione di aver dormito tipo 10 ore. Ah, questo è figo! Sì, è fighissimo questo! Ma perché io sono troppo iperattiva, cioè ho bisogno di fare tante cose e dormire mi sembra uno spreco di tempo. In realtà non lo è per niente perché poi mi rincoglionisco. E quindi no, vorrei dormire poco ma per fatto... Esatto, peraltro c'è la scena del sonno qui che è fondamentale. C'è lui che non dorme nella vita e a metà film dorme... Ma non lo devi a Paperino però, eh? Sì, esatto. Una volta ho trovato lavoro come collaudatore di materassi. Ok, allora signori, 19 settembre da noi, da loro è già uscito, sta facendo, è arrivato a 781 milioni di dollari nel mondo e ha già superato nel mondo Fulvia, già il primo, l'ha già superato alla grande, quindi per noi lo vedremo in Italia il 19 settembre, ringraziamo questi incredibili quattro meravigliosi di Berio, Berriccia, grazie a tutti. Vi ricordo che noi ci spostiamo nella sala